È grande il dolore in tutto il paese di Cogollo del Cengio per la morte di Giulia Zordanna, 38enne, mamma di due bambini ancora piccoli. Una giovane donna raccontata come gentile e riservata, ma sempre solare e sorridente. Una malattia scoperta solo un anno fa, le speranze iniziali di riuscire a trovare una soluzione, l'aggravarsi delle condizioni di salute negli ultimi mesi, fino al tragico epilogo di ieri. Un lutto che lascia impotenti e impietriti, specie chi, conoscendola, voleva credere in un miracolo. Di poche settimane fa il matrimonio con Mirko Zambon, appassionato di auto e motori, che non ha mai smesso di starle accanto con tutta la forza possibile, un'unione suggellata quando ormai il destino pareva già segnato e forse proprio per questo ancora più significativa. Per quanti vorranno porgere l'estremo saluto a Giulia e far sentire il calore di umana vicinanza ai piccoli Samuel e Sveva, i funerali sono stati fissati per lunedì 13 marzo alle 10 presso la chiesa di Cogollo, domenica alle 18. La recita del Santo Rosario. Eventuali offerte, come disposto dai familiari, saranno raccolte in favore della Fondazione Michael, attiva nel campo della ricerca scientifica, della formazione, prevenzione e terapia, nonché della condivisione del sapere.